Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Assolutamente sì, è sempre una buonasera. Che spiegazione gli ha dato? Se è riuscito a capire qualcosa dall'assistente? L'assistente ha continuiamo a dire solo una cosa: ho sbagliato. Cosa ha sbagliato non lo so, però lui, io l'ho visto bene, ha alzato la bandierina prima ancora che il giocatore colpisse la palla. Il fischio è arrivato nel momento in cui ha colpito la palla, è arrivato il fischio, e questo lo dice tutto, cioè non c'è neanche da andare avanti, come non c'è da andare avanti quando tutti quelli della panchina del Viareggio sono andati lì a protestare in modo furbo, in modo giusto, con le loro ragioni, e non è successo niente. Io non ho offeso, non ho urlato come un pazzo, gli ho solo chiesto che qualche giocatore, può darsi che si sia fermato. Come fa a cambiare una cosa così in corso? È impossibile, non ho mai visto una roba del genere. E ci hanno buttato fuori in tre. Nessuno ha offeso, nessuno ha detto niente. Bene, questo è un buon appiglio. Aspetta che ne prendo due o tre e li metto fuori. Assurdo, meglio così che qualche giocatore. Perché pensa che i giocatori nessuno? No, i giocatori nessuno, come dalla panchina loro nessuno, tutti i componenti hanno fatto quello che abbiamo fatto noi, perché mi sembra anche giusto sia da parte loro, figuratevi da parte nostra. Cioè io la prima cosa che ho fatto, ho guardato il guardaline, la palla doveva ancora entrare in porta, aveva già la cosa alzata, i giocatori mi hanno detto che ha fischiato, è impossibile fare una roba del genere. Ecco perché vi dico, compattiamoci, stiamo uniti, perché questo campionato lo vinciamo. E ve lo dico proprio senza nessun dubbio. Sì, grazie Risi, però stiamo lì, però i componenti più nervosi non sono né il pubblico né la stampa. Quindi la lezione da parte della società e dell'allenatore a stare uniti e sereni, chiedere al pubblico più sbagliato. Dici? Eh sì, lo dico stato anche oggi. Perché? Anche oggi ti hanno espulso. Mi hanno espulso? Ma dove scrivi tu, scusa? No, io scrivo sul Corriere di Arezzo. E ti sembro uno che... Molto nervoso. Io ti sembro molto nervoso? Per esempio, quando la squadra vince 1-0, sì, la squadra non è mai tranquilla. Sì. Bisognerebbe trasmettergli un po' più di serenità. Sì. È un caso, domanda, del giornalista che scrive sul Corriere d'Arezzo. Sì. È un caso che l'Arezzo senta 7-8 volte non è capace di gestire un vantaggio? Perché siamo scarsi. Ah, no, siamo scarsi, non siamo capaci. No, questo è un modo per rispondere a una persona che non ha capito niente di quello che sto dicendo. Io capisco, ok, vieni a vedere i nostri allenamenti, vieni a vederci. A chi? Ai giocatori, ma smettila. Io ho offeso. Che non ci capisco niente. No. Ho l'impressione che se continui così stai rovinando il calcio adesso, non lo so. Ma guarda, tu ringrazia la Madonna, tu ringrazia la Madonna. Tu ringrazia la Madonna. Niente, tu ringrazia la Madonna che ci sono qua io. Ragazzi, sì. Ho ragione che tu sei parecchio nervoso. No, tu... Questo nervosismo, se lo trasmetti a noi, non interessa, perché noi siamo tranquilli, sono anni. Sì, difatti scrivi un sacco di cagate, te e tutti quelli come te. Sì, sì, te lo dico io. Ma smetti, senti, smettila di dire cagate, che fai una bella figura. Va bene, vai avanti così. Vai avanti così, non ti vedo mai, dove sei tu? Ma dove sei? Dove sei tu? Ma dove sei? Ma dove sei? Fammi una domanda e zitto, io ti rispondo. Non venire a giudicare, che non ti puoi permettere di giudicare. Non sei neanche all'altezza per giudicare. Non sei all'altezza per poter giudicare, perché io non ti vedo mai. Non so neanche che cavolo sei. Non c'è bisogno. Hai capito? Bene, se qualcuno vuole chiedermi altre cose, vieni a vedere, stai al campo invece di fare chiacchiere. Vieni a vedere gli allenamenti, stai vicino alla squadra. Furbo. Tu hai capito? Ok, assolutamente no, ho solo detto una sola cosa, che forse tu non hai capito, che dobbiamo stare tutti uniti perché queste cose non devono succedere e dobbiamo lottare per vincere il campionato. Cosa ho sbagliato e dove ti ho offeso? Dimmelo, dove ho sbagliato e dove ti ho offeso? Dove ti ho offeso? Lascia. Dimmi dove ti ho offeso e dove ho sbagliato. Dimmelo, scrivilo, sì. Ti ripeto cosa ho detto. Stiamo compatti, che questa è una buona cosa per lottare per vincere il campionato. E tu cosa cazzo hai detto? E allora cosa hai detto?
cosa hai detto? Allora, dimmi. Mister. Che cazzo di dove ti ho offeso? Intanto rispondimi. Dove ti ho offeso? Dimmi. Mister. Mister. Che cazzo hai detto? Mister, calma. Ah, calma. Tu, scusa. Mister. Scusa, ho detto una parolina sbagliata. No, scusa. Dico le cazzate. Dico le cazzate. Molto più, si traduce in maniera molto calma. Più calma. Te la calma. Ripeto la cazzata. Sì. Visto sì. Che tu ci inviti alla calma. Sì. No, io non ti invito alla calma. Io ti invito alla compattezza, calma. Che è diverso. Calma. Ascolta bene prima di parlare. Io ti invito alla compattezza, a lottare insieme, a non sgretolarci, perché qualcuno ci sta facendo del male e tu non te ne stai neanche accorgendo. Tu non te ne stai accorgendo. Sì. Perché siamo scarsi, non riusciamo a fare niente. No, ho detto siamo scarsi. Ho detto siamo. Ehi, Giovanni, ho detto siamo. Ascolta, ascolta. Ascolta, ho detto siamo. E non preoccuparti, che qualsiasi cosa dice te, i giocatori non ci credono, credono a quello che dico io, perché noi siamo molto uniti. Certo, 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 lasciamo il campo, certo. Mentalità completamente insegnami la cosa, ma faccio un allenatore, non la pretesa, ma sarà meglio tu spettacolo. Questo è un allenatore, il tuo allenatore, devi vergognarti. No, io non ho allenatori. Perché